circa il collegamento diretto tra la stazione Ferrovia Nord Affori e quartiere Povitasca, eccetera. Da allora, cioè io sono intervenuto perché ho detto che ero puntuale con una cambiare scaduta e quanto deliberato dal Consiglio dopo 6 mesi non era stato fatto. Da allora sono passati altri 7-8 mesi e ancora non è stato fatto nulla. Francamente mi stupisce questo modo di operare nelle istituzioni, o forse non mi stupisce più di tanto, perché non è di Dio. Mi sembra però questa una presa in giro, non tanto nei confronti dei cittadini, ma nei confronti dell'istituzione stessa, del Consiglio stesso, perché nel momento in cui il Consiglio deliberò una cosa e poi non la fa, mi chiedo che cosa ci stia a fare. Concludo, sempre su questo tema, dicendo che a quell'epoca, nel maggio del 2012, quindi poco più di un anno fa, io avevo promosso una forma di protesta molto, molto civile ma molto ironica. Avevo fatto mandare al sindaco, all'assessore Maragna, al presidente Guccione, alcune mail. Avevo già allora detto, la ringrazio anche oggi, che l'unica risposta è stato il presidente Guccione, la quale ha risposto a tutti quelli che hanno mandato questa comunicazione e ha legato la sua lettera, che tra le altre cose, la sua lettera inviata all'assessore Maragna, che tra le altre cose diceva, virgolette, chiedo l'apertura immediata di un tavolo in quanto le richieste dei cittadini erano legittime. È passato più di un anno e non è successo letteralmente niente. Ringrazio l'istituzione Consiglio di Zona Nord. Grazie dell'attenzione. Grazie, ricordo ai cittadini che intervengono che si stanno facendo delle videoriprese, quindi chi non volesse essere ripreso tra i cittadini non si può. Allora, la seconda persona che ha chiesto di intervenire è il signor Walter Mucci. Relativamente all'incrocio tra Diagonale e Fulvio Testi, relativamente alla gravità e relativamente alla frequenza dell'autobus 42. E un reclamo su quanto rimane in via Repubblica, insomma, Parco Nord, via Repubblica. Posso riprenderla, scusi. Buonasera a tutti. Posso? Non sono il massimo per la si è visto in giro. Luzzi! Riportare l'odianza a proposito dell'incrocio. Sì. A proposito dell'incrocio con il mare e con gli altri testi. Non soltanto come utente, perché per me sono adoglianze, ma potrebbero essere anche tutta una serie di altre, quasi sempre sono complicazioni. Perché questo incrocio qui è davvero un vero e proprio documento per lo scorrimento delle automobili che entrano a Milano e che chiaramente non riesco a girare, non riesco a voltare, anche perché quell'incrocio lì è stato concepito, a mio modesto avviso, proprio per strangolare intenzionalmente. Probabilmente ideologicamente chi l'ha concepito avrà avuto anche i suoi appositi. Il discorso è che verificabile, non è una mia opinione, è un dato di fatto constatabile da chiunque, fotograficamente e altro. Peraltro questo stato di fatto di questo strangolamento del traffico d'ingresso, cioè oltre che l'ingorgo, il fastidio, il disagio di chi tutto sommato usa l'automobile per andare al lavoro, perché è bene sottolineare anche questo, che con quello che oggi costa sono pochi ormai quelli che usano l'automobile semplicemente per lo spazio di utilizzarla. Spesso queste persone vengono a Milano per lavorare, anche perché l'orario di maggiore intasamento poi alla fine è quello che coincide con l'attività, la normale attività lavorativa. A questo riguardo già da tempo l'assessore Maran aveva fornito rassicurazioni, quantomeno a proposito dell'interessamento, di un ripensamento che genererei io
di questi microcefali, che non consente lo smaltimento regolare, fisiologico, con le conseguenze di inquinamento che voi gli insegnate quando pratica schermo di vetro passante, che però è ormai vecchio, la gente ormai ci rinuncia, diciamo. Spesso ci sono anche le persone, gli automobilisti, che poco disciplinatamente, magari mossi dalla disperazione, si comportano in maniera poco civile, ottengono il rispetto del codice. Mi fermo qui perché sono delle disposizioni a poco tempo, volevo toccare l'altro relativamente all'autobus 42. Io non parlo solamente per me, ripeto, raccolgo qualche volta delle doglianze, ora se non vado errato, le corse della 42 che collegavano con la stazione centrale alla nostra periferia si sono ridotte drasticamente. Tant'è che a volte diventa, soprattutto in periodi come adesso in cui il cambio intervenisce, diventa davvero molto disagevole, soprattutto per le solite indifese persone anziane, a cui tra un po' mi centrerò anch'io, che devono, dicevo, vogliono necessariamente alleggerire anche il traffico cittadino fluendo l'autobus 42. Credo che sia nei fatti, prima ancora che nelle argomentazioni con chi le porta, le controdimensioni, con chi vi sta parlando, la carenza proprio degli autobus. Io prima persona l'ho sperimentato, ma è stata poca cosa. Io vado in centro a Milano, le rare volte in cui mi accade, utilizzando i mezzi pubblici. Non sempre la metropolitana mi risolve il problema, soprattutto quando queste persone abitano a una certa distanza dalla metropolitana o magari la sera è tarda, perché non è sempre estate, non sempre le giornate sono lunghe e piene di luce. Mi fermo qui. Per quanto concerne invece l'altro punto, ne avrei un altro ancora che in questo momento mi sovviene, sempre relativamente al discorso di viabilità, che però rimando all'ultimo perché non è pure segnato. Il fatto che il Parco Nord spesso si trasforma in quello che rimane da una festa, o meglio fiesta, per usare il termine più opportuno, che ormai non più in maniera episodica, ma sistematica, si svolgono in alcune aree del Parco Nord adiacenti di aree di concorso di Italico, non so l'altro. Di Arena Italico. Sì, di Arena Italico. Esatto. Adesso francamente non la conosco. Io che ci abito piuttosto lontano, in linea d'aria, comunque ne percepisco il frastuono, pur abitando una certa distanza. La mattina successiva, quando io mi avventuro in quei posti là, non posso che con molto rammarico constatare quello che hanno lasciato. Ed è deplorevole, non c'è bisogno che lo dica io, che lo ribadisca, che qualche cosa bisogna pur fare. Mi fermo qua perché si deve espresso tutto quanto è l'oglianza, appunto. Pensavo pure pensavo che fosse un metal detector che... un ultimo aspetto, io tanto tempo fa, ma non in forma scritta, diciamo, non ho lasciato traccia di nero su bianco, ho lamentato con i vigili urbani, col corpo della vigilanza urbana, come lì dove Viale Suzani termina con una sorta di rotonda che poi consente al traffico di tornare indietro e di mettersi in direzione contraria, delle gravi, gravissime, pericolosissime, a mio modesto avviso, carenze di segnaletica orizzontale soprattutto. Per esempio manca un cartello di divieto d'accesso, che non mi pare poi impresa, come piacerò mettere, che potrebbe trarre in inganno un eventuale automobilista, non dico disattento, ma semplicemente non ha conoscenza del fatto che quella è una strada, che in quel momento... Dove Viale Suzani termina, si esaurisce, e dove poco prima di entrare al parco, 5 metri prima di entrare, dove c'è una sorta di arco, e viene lì c'è una rotonda, lì manca una segnaletica orizzontale, perché non si vede, ma soprattutto quella verticale, con un cartello di dare la precedenza, che poiché il codice della strada dice che quando non è più indicato la precedenza va a destra, tecnicamente uno può essere fuorviato e dire ok, io proseguo perché la precedenza è mia, così non è, o meglio, può essere motivo di documento la viabilità, ma peggio ancora, laddove appunto gli esami posso termina materialmente, si comincia dopo aver fatto un emiciclo a tornare indietro, manca un cartello di divieto d'accesso, una cosa banalissima,
semplicissima, che suggerisce all'automobilista che viene di fronte, che viene dalla parte, diciamo, di Viale Suzzani, che possiede, da dove ci sono delle case di edilizia popolare, e lo mette chiaramente in condizione di poter commettere un errore anche grave. Legge un frontale, perché uno non lo sa, lo segue dentro, non sa che la trave è andata a sinistra. Tutti noi che lì ci abitiamo da tempo lo sappiamo, ma chi non lo sa, potrebbe anche, che è già accaduto, essere fuoriato. Sottolineo, ma non è un atto d'accusa, non mi piace, io ho fatto presente almeno 4 volte, che mi ricordi io, che mi sorveglia io, alle autorità, inteso come nella veste del pubblico ufficiale, vigili, i quali hanno constatato l'esattezza delle mie osservazioni, però evidentemente questo poi non è andato a buon fine, perché rimane lì. Ripeto, è visibilissimo, chiunque lo può verificare in pochi istanti, secondo le sue vicine. Mi fermo qui, se ne sarebbero tante, ma non vediamo. Questo era quello che volevo portare alla vostra conoscenza. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Grazie per la segnalazione. Ho appuntato anche l'ultima, anche se ho appuntato anche l'ultima che non aveva inserito. Sì, mi era uscita dalla mente. Sì, sì, certo, punto 11. Grazie. È stato. Grazie. C'è la pratica del verbale. Terzo cittadino è una chiusura struttura di Villa Clerici. Se può dirmi il nome, perché Barzaro. Roberto, Roberto. Prego. Signor Presidente, signori consiglieri, vi ringrazio della dell'attenzione che mi dedicate. Ho intenzione di esporvi quello che è un problema che sento abbastanza grave per il quartiere di Linguata. Si tratta della chiusura di Villa Clerici, che finora ha garantito servizi per il quartiere, ha garantito un centro di aggregazione giovanile, ha garantito tutti quelli che sono i servizi a sostegno delle famiglie disagiate, centri per i ragazzi, sono stati 320 ragazzi che l'anno scorso hanno usufruito delle strutture di Villa Clerici, e resteranno privi di questo servizio offerto dalla San Paolo, perché la San Paolo mette semplicemente in vendita la struttura, e tutta la struttura che opera con volontari e personale veramente molto qualificato rimane priva della struttura e della possibilità di operare. Quindi vi faccio presente che la carenza di questa benemerita società può essere un grosso problema per il quartiere di Linguata, già segnato da disgrazie recenti, e ha grossi problemi, come sapete, sia per la viabilità, come hanno espresso i cittadini prima di me, sia per quanto riguarda la carenza di scuole che vengono abbattute o meno. È necessario un intervento del Consiglio di zona nel comune di Milano per trovare una possibile soluzione e una possibile sede alternativa per la Villa Clerici. A questo si aggiunge e si interseca quello che è il problema derivante dalla ricerca della sede alternativa della scuola Cassinis, che deve essere abbattuta. Anche per la scuola Cassinis naturalmente c'era in corso la ricerca di una sede alternativa. Sono stato un attimino allibito vedendo l'interrogazione presentata dalla Lega Nord su quello che è stata la richiesta dell'utilizzo della caserma Suzzani per fini diversi da quello che era la socialità necessaria riguarda. E adesso poi farò le verifiche e chiederò un attimo se effettivamente corrisponde a verità quello che è circolato a livello di stampa. Signori, ripeto, il problema di Villa Clerici, che fino adesso è stato semplicemente un problema per questa società che ci ha offerto gratuitamente dei servizi, diventa ora un problema della collettività di Linguata, che si trova priva di questa sanzione. Signori, vi ringrazio. Grazie a lei.
signora Cristina Omeneto. Per quanto riguarda la partecipazione ai tavoli decisionali riguardanti il territorio della Goccia. Buonasera. Faccio parte di un comitato di cittadini della zona 9 denominato Comitato La Goccia, che si occupa dell'area chiamata La Goccia, comprendente i chilometri, il territorio tra le due tratte ferroviarie e gli spazi recintati e vuoti al di qua delle ferrovie 9. Molti di noi hanno lavorato nelle officine per la città, nel Comitato per Milano, nei tavoli tematici del verde e della partecipazione. E siamo ancora qui, animati da passione civile, per tenere fede all'impegno che abbiamo collettivamente assunto quando il nostro sindaco Giuliano Pisapia ci ha chiesto di non lasciarlo solo. Proprio per questo, riguardo alla riqualificazione della Goccia di Govisa, il nostro quartiere, abbiamo cercato di far parte di un tavolo di democrazia partecipata, per essere informati e poter dare il nostro contributo di cittadini. Ma le risposte da parte delle istituzioni sono state a dir poco disarmanti. Siamo qui a riproporci come interlocutori, perché siamo fermamente convinti, e con noi i molti govisani messi a corrente attraverso incontri e assemblee, che il tema riguardante la Goccia, le sue bonifiche e la sua destinazione sia tema strategico per il futuro di Milano e occasione irripetibile per restituire alla nostra città un grande corridoio verde paragonabile a ciò che sembra parte per la città di New York. La massa arborea c'è già ed è di proporzioni paragonabili al Parco Sempione, come documenta uno studio che l'AF commissionò al Corpo Forestale dello Stato all'inizio degli anni 90. La nostra città, come tutti sanno, soffre pesantemente di inquinamento e ha estremo bisogno di tutti i polmoni verdi che le rimangono. Noi non siamo un gruppo di scalmanati che si scagliano contro tutto e tutti, ma al contrario un gruppo di urbanisti, agronomi, giornalisti, ricercatori, artisti, consiglieri di zona, militanti del Comitato per Milano e semplici cittadini, animati solo dal desiderio di garantire un futuro migliore alla nostra città, in collaborazione con la nostra giunta. A questo proposito abbiamo intenzione di mettere a disposizione di coloro che hanno la grande responsabilità di decidere del nostro futuro le nostre competenze, il nostro entusiasmo, le nostre capacità di elaborare scenari innovativi, scenari coraggiosi in quanto si oppongono alla logica di speculazione e di consumo del suolo che è stata prevalente in questi anni. Sosteniamo convintamente l'indicazione espressa dai cittadini milanesi con il referendum per il verde pubblico del 2011, che prevede la salvaguardia delle aree esistenti verdi e la destinazione di almeno il 50% delle grandi superfici oggetto di riqualificazione urbanistica a verde pubblico. Forti anche della recente legge nazionale promulgata nel gennaio 2013 per la difesa e l'incremento del patrimonio arboreo di tutto il Paese. Chiediamo quindi a gran voce di venire informati con la necessaria puntualità sull'evolversi del progetto in questione e di essere chiamati a partecipare ai vari tavoli dove le decisioni vengono discusse e prese. Perché governare bene, come ci ha insegnato il nostro sindaco Pisapia, vuol dire governare insieme. Grazie. Grazie, non ci sono più cittadini iscritti a parlare, passiamo quindi agli interventi dei consiglieri. Questi già parlare, il primo consigliere, consigliere Pellegrini. Sì, buonasera Presidente, buonasera cittadini, grazie per essere intervenuti. Questa sera presento una mozione e un'interrogazione. Premetto che la mozione è percorrita da numerose segnalazioni che sono pervenute dai cittadini del quartiere di Lelli dalla settimana scorsa e gli hanno scritto ripetitivamente scusate perché vogliono risolvere questo problema. Allora io provo a leggere questa mozione e chiedo se c'è la condivisione anche da parte vostra.
Premesso che all'altezza di Alessarca, hanno riapplicato, è posizionato un auto negozio per la vendita e somministrazione di alimenti, in particolare carne cotta e griglia, patatine fritte e vino. Premesso che chiesto di citare la suddetta attività commerciale e occupare regolarmente il suolo pubblico, è necessario essere in possesso di particolari autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, che ne comprovano la loro idoneità, verificando costantemente la regolare osservanza delle norme vigenti. Premesso che a brevissima distanza sono presenti punti di vendita di generi similari che si sono dotati autonomamente di cestini per la raccolta dei rifiuti e che sembrano avere completa osservanza delle norme igieniche e di smaltimento dei rifiuti. Considerato che nei pressi del sito dove stazione esercita l'attività commerciale durante tutta la durata della notte sono ubicati stati residenziali densamente popolati. Considerato che per gran parte della notte questo luogo è sede di continua terribile di clienti che provoca un grave disturbo ai residenti negli stabili adiacenti a causa delle loro urla e dei loro forti schiamazzi. Considerato che lo stesso chiosco è solamente punto di ritrovo delle prostitute che esercitano in zona. Appurato che numerosi cittadini degli stabili adiacenti all'area sono esasperati per la situazione venuta a crearsi e per la totale mancanza di controlli da parte delle autorità preposte all'osservanza del rispetto alla quiete pubblica, articolo 659 del codice penale. Appurato che il gestore del chiosco pare utilizzi il tombino della raccolta dell'acqua piovana per eliminare a fine notte i residui di frittura, come facilmente riscontrabili da ispezioni al tombino stesso. Appurato che gli avventori disperdono sul marciapiede e nei giardinetti di Avecaro residui di cibo, piatti di carta, bicchieri, bottiglie vuote, con conseguente degrado ambientale e proliferare di ratti. Ravvisato che tale situazione venga meno alle norme vigenti in materia di ordine pubblico e igiene ambientale, chiede al Presidente di Zona 9, all'Assessore del Commercio, all'Assessore della Sicurezza del Comune di Milano, alle altre competenze del territorio e alla Polizia Locale di verificare la regolarità di tali concessioni e di valutare il possibile trasferimento dell'autonegozio in luogo lontano da abitazioni residenziali, così da garantire il legittimo riposo notturno dei cittadini e residenti. Allora, oltre a questo, i cittadini mi hanno chiesto di informarvi che, visto che si parla di un chiosco da ubicare all'interno di questo quartiere, chiedono che questo chiosco non sia di genere alimentare, ma bensì al massimo un chiosco di vendite di libri, di giornali quotidiani, perché è mancante in quella zona una vendita di giornali di quotidiani. Non ne vogliono altre situazioni che potrebbero portare situazioni come queste, visto che ce ne sono già tante a Milano, chiedono che questo quartiere venga preso in considerazione perché c'è veramente un gran viavai di persone e quindi attenzione, cerchiamo di dare una mano a questi cittadini. La seconda interrogazione invece, visto il ritorno del bel tempo, del caldo, come chiaramente già aveva preannunciato il cittadino, Presidente, chiedo gentilmente se posso continuare in consiglio. Bravo, grazie. Perché questo è importante. Visto che interrogazione urgente, delibere relative alle mozioni contro il degrado ambientale e in osservanza del rispetto alla quiete pubblica nei parchi e giardini pubblici comunali della zona 9 ed in particolare nell'area verde in prossimità di via Verdera, incrocio con via del Metallico e alla rotonda di Arezzo. Premesso che il Consiglio di zona 9 in data 18/10/2012, guardate bene, 18/10/2012 e 18/4/2013, con delibere numero 311/12/98/13, approvava a larga maggioranza le suddette mozioni relative al degrado ambientale e in osservanza del rispetto alla quiete pubblica dei parchi e giardini pubblici comunali della zona 9, in particolare nell'area verde, in prossimità di Via Verdera, incrocio con Via del Regno Italico
e nell'area della rotonda di Via Arezzi. Valutato che negli ultimi anni numerosi giardini e i parchi comunali ubicati in zona 9 sono divenuti punti di incontro per feste all'aperto, nelle quali si consumano alimenti e grandi quantità di alcolici, spesso generando schiamazzi e musica ad altissimo volume. Considerato che tali comportamenti civili generano gravi disagi ai cittadini residenti negli stabili e recenti aree verdi, disturbando il legittimo riposo notturno. Considerato che spesso nelle aree in questione vengono abbandonati scarti alimentari, bottiglie di vetro anche rotte, piatti, cartacei, e in alcuni casi anche rifiuti organici. Travisato inoltre che ad oggi questi comportamenti continuano a generare gravi disagi alla cittadinanza e all'ambiente circostante e che l'evidente immobilismo dell'amministrazione comunale e degli organi preposti al contrasto e alla prevenzione di tali comportamenti lasciano poco sperare al miglioramento della situazione. Ravvisato inoltre che in data 7 marzo 2013 il gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania presentava in Consiglio di zona 9 un'interrogazione urgente con la richiesta di conoscere se quanto deliberato sia stato poi realizzato e nel caso quali provvedimenti siano stati attuati per l'eliminazione del grave problema subito dai cittadini di zona 9. Si chiede al direttore del settore, al presidente di zona 9, all'assessore all'ambiente, all'assessore alla sicurezza e ai settori competenti nella materia del Comune di Milano. Mi serve la mozione. A. La ragione per cui non si è provveduto a prendere in considerazione le richieste scaturite dalle delibere approvate a larghissima maggioranza del Consiglio di zona 9. B. Per quali ragioni fino ad ora non sia stata fornita alcuna risposta scritta a seguito della presentazione della nostra interrogazione il 7 marzo ultimo scorso riguardo alla questione. C. Per quale motivazione il Comune di Milano non abbia avviato necessari idonei provvedimenti di contrasto, intraprendendo decise azioni di prevenzione, al fine di porre un serio limite al dilagare di questi comportamenti illegali che risultano gravemente dannosi ai cittadini riguardo al loro sacrosanto diritto alla pena notturna, alla loro sicurezza e al rispetto del decoro urbano ambientale delle aree impropriamente occupate. Al Presidente del Consiglio di zona 9 si richiede cortesemente risposta in forma scritta al quesito. Scusate per la lunga interrogazione, ma era bene specificarlo, perché questi temi non sono trattati a spot così da un consigliere, ma sono temi che sono di questioni pregresse di parecchio tempo e purtroppo l'amministrazione comunale forse in qualche caso interviene magari in maniera più immediata, in altri i casi diventano cronici e il problema è che dove diventano cronici poi succedono che i cittadini non credono più né all'istituzione né alla polizia né tantomeno a noi. Quindi sarebbe bene, dove ci sono queste situazioni, dove il Consiglio zona ha già deliberato in maniera molto chiara, di intervenire. Perché io sabato notte ho dovuto chiamare due volte la polizia, allora una è riuscita ad allontanare questi personaggi. Voi che vi lamentate tanto sempre, mi pare che ci sia stato un comunicato oggi del Consiglio della Presidente che diceva, che ci comunicava in maniera soddisfatta che nei giardini di Via Trevi si sta attuando una situazione che poi noi vorremmo in tutti i posti dove succedono questi, dove la polizia locale si stabilisce dalle 8 fino alle 23 e fa dei controlli a tappeto, sequestra birre, sequestra tutto del materiale che potrebbe creare problemi e quindi ci sono dei risultati perché c'è la volontà politica. Quindi noi chiediamo al Consiglio di estendere a tutte le zone dove succedono queste situazioni, dove ci sono questi pericoli, di fare come col parco di Via Trevi. Per finire chiudo ringraziando i cittadini per la loro presenza. Grazie consigliere Pellegrini, la parola alla consigliera Santoiella. Grazie Presidente. Allora, stranamente, nonostante la coincidenza presente anche la stessa mozione, non ho chiesto l'urgenza anche se avrei potuto chiederla perché vorrei che se ne discutesse in condivisione prima nella Commissione Commercio per cercare di trovare una soluzione. La vado a leggere. Premesso che ogni notte su Pianesacca, angolo Padre Pettaro, si posiziona un altro negozio che somministra alimenti e bevande,
nelle immediate vicinanze ci sono condomini con più di 300 famiglie. L'autonegozio per tutta la notte attira numerose persone, alcune di passaggio, ma la maggior parte che stazionano nei dintorni, trasformando il marciapiede in una discoteca all'aperto con musica ad alto volume e schiamazzi che impediscono e disturbano la quiete notturna dei residenti. Più volte sono dovuti intervenire i vigili urbani dietro segnalazione dei residenti per riportare la quiete, considerato che il luogo dove staziona l'autonegozio non è adatto all'esercizio di tale attività. Al mattino ci si ritrova in una situazione di assoluto degrado, in particolare sull'area interessata viene rilasciato ogni tipo di rifiuto alimentare. Spesso la zona risulta lordata anche da rifiuti organici umani. La precarietà delle condizioni igienico-sanitarie dell'area interessata rappresenta un danno per il decoro, ma mette altresì a rischio la salute e l'incolumità dei cittadini residenti nelle aree limitrofe, in un luogo che è peraltro di passaggio per coloro che devono recarsi a prendere i mezzi pubblici, per i bambini diretti alle scuole della zona, per gli studenti diretti all'università. Il Consiglio di Zona 9 chiede al Comune di Milano, l'assessore al commercio del Ponte, l'assessore alla sicurezza Granelli per le ragioni suddette, di effettuare tutti i controlli in merito all'autonegozio in oggetto per verificare la regolarità delle licenze e la correttezza del posizionamento, nonché il rispetto degli orari di esercizio, dei regolamenti riguardanti la trasmissione di musica con amplificazione, della normativa riguardante la pulizia durante e a termine del servizio. Che gli autonegozi alimentari che comunque svolgono un servizio ai cittadini, soprattutto verso quei cittadini che svolgono un lavoro notturno, vengano regolarizzati individuando aree più adeguate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie di ordine pubblico. Vorrei fare solo una precisazione che i residenti del Bicocca chiedono sì la rimozione che venga spostato questo autonoleggio, ma non chiedono che questo autonoleggio venga sostituito da un'edicola. C'è un altro discorso, io ho mandato ai residenti le proposte fatte dal comune inviate dal presidente Quattro Ciocchi riguardo il chiocco che andrà a situarsi presto Pietro Alberto Pirelli, e ho chiesto ai residenti del quartiere Bicocca che genere di chiosco vorrebbero, ed è stato proposto un chiosco che venga aggiornato. Grazie. Presidente Leone. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo portare a conoscenza il Consiglio che finalmente il Comune di Milano è riuscito a revocare i tagli fatti alle persone con disabilità per quanto riguardava appunto l'assistenza domiciliare diretta e per i contributi per il trasporto dei disabili. Quindi è una buona notizia che finalmente riusciamo a dare, nonostante le precarie condizioni di bilancio che il Comune di Milano attualmente ha. Però almeno per quanto riguarda le persone più disagiate che necessitano di sostegno, siamo riusciti, il Comune è riuscito a revocare il taglio, per cui sono particolarmente felice in quanto Presidente della Commissione. Grazie. Grazie, consigliere Abbiati. Grazie Presidente. La prima, non ho avuto tempo purtroppo di prepararla, però ve l'anticipo, se riuscite a dare una risposta anche senza che la scriva l'interrogazione, preferisco. Anche per brevità, alcuni cittadini hanno chiamato venerdì sera scorso da via Santa Marcellina e preoccupati, anzi più preoccupati, disturbati da forte musica proveniente dalla collina dei ciliegi. Per me, se era regolare, se avevano i permessi, se era stato patrocinato, se lo riferisco semplicemente ai cittadini, era solo per capire se era una cosa regolare oppure se è stata fatta, perché quelli che davano più fortemente sulla collina, credo che tremavano,
sinceramente non riuscivo a ricordare più che altro, e poi dopo che mi hanno chiamato io, se io riporto, non so che non devi dire riporto. Ma io riporto non so, ma io so che i cartelli lo so, va bene. Ora, invece passiamo a una cosa un pochino grave, è una cosa dalla quale mi dissocio completamente, voglio leggere una dichiarazione che io non condivido assolutamente. La leggo poi. La telefonata della mia sorella mi ha lasciato senza parole. Mentre andava in camera si è trovata faccia a faccia in casa con un ladro. La città di merda è questa, extracomunitari, ladri, stronzi, dovete morire subito. E rincara la dose, sconvolta, siamo tutti sconvolti. Era un magrelino, agile come un gatto. Mi fermo qua. Questa dichiarazione è di un consigliere comunale del PD di Prato. Mi auguro che voi abbiate il coraggio, come avete sempre fatto, di sentire pesantemente da questa dichiarazione che ho fatto io. Grazie. È vero, sì, i colori non ci sono stati. Presidente Quattrociocchi. Televisione nessuno l'ha detto. Circoscrizione di Prato. Questo centenario. Prato, giornalista, prego cortesemente. Sì, volevo comunicare all'Aula e ai cittadini che oggi c'è stata l'ennesima commissione importante per quanto riguarda la questione delle storm machine a Palazzo Marino. A Palazzo Marino con Dani Gentili, presidente della commissione antimafia, e poi tutta una serie di altri consiglieri che stanno avanzando di fatto una proposta di giunta che sarà di parte, sarà trasversale tra tutte le forze politiche all'interno dell'Aula. Diciamo in sinergia anche con la giunta regionale che sta disponendo anch'essa una importante legge regionale appunto per combattere il gioco d'azzardo, la ludopatia e tutto quello che si attiene a queste questioni che si stanno verificando a Milano, ma non solo a Milano, in Lombardia in modo molto importante e disastroso per molti cittadini. Quindi questo lavoro sarà riportato ulteriormente in aula in commissione, dalla mia commissione nelle prossime settimane, vi terrò assolutamente informati perché la questione appunto del gioco d'azzardo, del cold machine, di questo proliferare di negozi che hanno dentro video slot, slot machine, comunque gioco d'azzardo, è assolutamente da contrastare. Noi abbiamo già fatto una delibera tre settimane fa, tutte le altre zone di Milano anche è stato fatto una delibera per sostenere la giunta di Pisapia per contrastare appunto il gioco d'azzardo e su questa linea ci stiamo muovendo, mi rendo conto che ci sono e vi do tra virgolette anche la giunta regionale sta lavorando in questa direzione, quindi c'è una sinergia importante. Due novità che sono emerse oggi. Cortesemente possiamo fare lo stesso silenzio che si richiede agli altri quando si parla, grazie. Per contrastare questo tipo di ludopatie, due novità sembrerebbero emergere, la questione appunto di uno per giocare con queste macchinette dove mettere la tessera sanitaria, questa è una novità che può emergere da qua a breve. Quindi di fatto contrastare anche con questo sistema questo tipo di proliferazione. Poi l'altra questione condivide coinvolgere gli amministratori di condominio appunto per quanto riguarda le scelte di inserire all'interno dei condomini e negozi che hanno delle slot. Quindi sono altri due dei tanti esempi sui quali sia come Comune di Milano, come consigli di zona e anche come giunta regionale si sta lavorando appunto per un contrasto efficace, anche se poi dire, a livello di legislazione è lo Stato che determina in ultima analisi la legge, però si possono tra giunta regionale e giunta comunale creare delle barriere, dei filtri rispetto a questo tipo di fenomeno che si sta purtroppo diffondendo in questi anni e che è difficile da contrastare. Adesso sono in campo in modo molto positivo. Per quanto riguarda viceversa la questione dei pirelli dell'autonegozio,
Ecco, io proporrei sia a Santoiemma che a Pellegrini di ritirare le proprie emozioni, se sono d'accordo ovviamente, per creare una commissione a breve che analizzi non solamente la questione di Via Pirelli, ma tutte le questioni delicate che riguardano questo territorio rispetto alla questione che riguardano gli autonegozi, tenendo conto che è opportuno, io ho dato spesso in queste settimane i documenti e la normativa che si sta continuamente diciamo innovando, nel senso che ci sono dal punto di vista degli orari, dei permessi, delle licenze. In questi mesi, se voi avete visto, vi ho comunicato spesso e volentieri tutta una serie di ordinanze che si stanno modificando in itinere. Per non creare, diciamo, tra virgolette, confusione o comunque per fare un lavoro su di squadra, sarebbe opportuno, magari in commissione, in modo bipartisan, determinare le criticità all'interno della zona per quanto riguarda gli autonegozi, e io vi darò, vi ho già mandato, ma vi rilancerò anche domani, o farò anche delle fotocopie adesso, alcune normative che riguardano questo tipo di attività commerciali. Che sono comunque molto delicate, ma che comunque sono, tra virgolette, per certi aspetti positivi e per certi aspetti negativi. Quindi se ci sono appunto delle criticità, non sono solamente in via Pirelli, chiedo se opportuno, e chiedo a Santoiemma e Pellegrini un eventuale ritiro di queste due mozioni per poi creare in commissione una sinergia più forte, perché non esiste solamente per quanto riguarda le Pirelli la criticità, ma possono esistere, io ho già altre segnalazioni, anche in altri luoghi segnalazioni di questo tipo, per creare appunto una delibera per fare in modo di essere più coesi. Quindi questa è una proposta da discutere poi in commissione di fronte a un quadro legislativo, ripeto, sempre itinere, sempre innovativo. Per esempio la questione di via Pirelli, io mi sono già accertato in questi due giorni tra i dirigenti del commercio, lui ha questo autonoleggio, ha il permesso, ha tutti i permessi del caso, e quindi poi c'è la normativa che è cascata rispetto all'autonoleggio, e lo possono, adesso non vi so deviare adesso, ma in commissione vi posso spiegare tutta la normativa sulle quali poi si può intervenire di fronte a tutta una serie di situazioni critiche. Quindi vi chiedo, se volete, di discutere in commissione. Grazie. Grazie, Presidente Pucci. Grazie, volevo solo non dare comunicazioni da dare, se non comunicare il fatto che domenica c'è stato un nuovo incendio al centro sportivo Eseo, e ovviamente in questo caso non si tratta di un incendio doloso o legato alla criminalità o altro, ma ovviamente per lo stato in cui si trova la struttura, le persone bisognose di un rifugio notturno che un mozzicone acceso hanno preso fuoco, poi qualche materasso e così via. C'è stato l'intervento dei vigili del fuoco, come consiglio di zona con la Presidente abbiamo già chiesto di ragionare con Milano Sport e l'assessore allo sport per capire come intervenire per mettere più in sicurezza la struttura e allo stesso tempo di darci dei piani ben precisi rispetto ai ritardi che ci sono e che si sono accumulati in questi mesi. Quindi spero per giovedì prossimo di darvi delle informazioni un po' più precise, magari anche sull'accaduto, ma più di tanto non c'è da aggiungere su come sono andati i fatti, ma magari riusciremo a dare qualche informazione in più sui lavori che si dovranno andare a svolgere e le tempistiche e quant'altro. Quindi spero per il giorno prossimo di farvi avere qualche informazione in più. È ovvio che bisogna tenere l'attenzione e la salvaguardia rispetto a questo impianto, ma non solo. E invito tutti quanti a partecipare sabato all'evento che si svolgerà all'interno del campo di calcio di Aliseo, che è il rugby a 7 con l'associazione Mille Pazze,
che raccoglierà anche fondi per promuovere poi l'acquisto per un'ambulanza, insomma, un paese africano e così via. Quindi vi invito a partecipare perché lo spazio va fatto di vivere. Grazie. Grazie. A questo punto mi do la parola, visto che abbiamo in quanto Presidente della Commissione di Educazione, ribadisco per credo la quarta settimana, la terza settimana consecutiva, che la sede scelta per la scuola di via Passerini, della scuola di via Armada, è stata scelta, è collocata nell'ex sede del consiglio di zona di via Paolucci De Calvoli. Sono stati avviati i lavori nella sede dei vigili urbani di via Passerini per tornare a spostare il comando dei vigili urbani nella sede originaria che si trova al primo piano sotto la biblioteca. Al momento in cui si libererà dei vigili, la sede di via Paolucci De Calvoli verrà ristrutturata e collocata è messa in condizioni di ospitare una parte della scuola media Cassini di Linea Armada, mentre alcune classi saranno ospitate all'interno della scuola all'interno della scuola Passerini, nell'elementare Passerini. Di conseguenza non ci sono altre sedi più in discussione, la scelta è stata fatta e il percorso per adattare i locali è già partito e quindi quella sarà la sede provvisoria della scuola di via Armada, come deciso dal tavolo congiunto fatto dall'assessorato con i genitori della scuola. Per finire volevo solo dirvi che c'è stato il primo incontro delle rappresentanze cittadine delle unità educative, è emerso un problema per la zona 9 in termini di liste d'attesa. Diciamo che il problema più serio in cui in merito alle liste d'attesa per nidi materne si ha nella zona di Afori. Tutte le restanti zone, compresa l'isola per la quale si era l'anno scorso ipotizzata una possibile insufficienza di posti, sono discretamente sistemate entro il 15 di luglio uscirà la graduatoria definitiva che comprende tutti gli scambi e gli spostamenti tra fratelli che non facevano parte della stessa che non erano stati iscritti nella stessa zona. No, sto parlando. Ho terminato, do la parola al consigliere Mirzelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io leggo una mozione urgente confermata anche dalla Fondazione riguardo al progetto sull'area di Bovisa, cosiddetta goccia o gasometri, e le altre aree confinanti su via Bovisasca, in quanto il processo di coinvolgimento sia dei consiglieri sia dei comitati dei cittadini lascia al momento un po' a desiderare. Quello che è successo già nella proposta del piano di valorizzazione, del progetto di valorizzazione per il piano delle città, in cui l'assessore all'urbanistica ha presentato un progetto e noi l'abbiamo scoperto per caso, senza nessuna informazione al riguardo, è proseguito oggi con una convocazione di una conferenza dei servizi per il 2 luglio, sempre senza coinvolgere consiglieri comunali, consiglieri di zona e tantomeno i cittadini. È urgente proprio perché la conferenza dei servizi sarà il 2 luglio
In quella conferenza di servizio a cui partecipano le istituzioni, quindi ARPA, ASLA, Provincia, MM, Comune di Milano, come titolare del procedimento di bonifica e come proponente per il progetto, per il master plan, in quella sede il proponente, quindi l'ufficio pianificazione tematiche, darà delle direttive all'ufficio bonifiche riguardo al master plan. Quindi fare una riunione del genere senza aver coinvolto la zona che pure ha deliberato ma si è fermata lì riguardo a quell'area, secondo noi manca di partecipazione e di trasparenza. Per questo motivo che presentiamo questa mozione urgente che vado a leggere. Preso atto che il contratto di valorizzazione dell'area Bovisa, del quale cittadini e consiglieri sono venuti a conoscenza in modo casuale, proposto dalla Giunta di Milano per aggiudicarsi i circa 5.300.000 euro messi a disposizione dallo Stato per il piano città, si prevede l'ampliamento del campus universitario e del Politecnico e la realizzazione di un parco scientifico per le nuove imprese. La realizzazione di un quartiere residenziale soprattutto legato all'offerta per gli studenti, uffici e commerciale per un totale di oltre 478.000 metri quadri di superficie lorda pavimentata. Preso atto che in data 6 marzo 2013, in risposta all'interrogazione inoltrata dal vicepresidente della Commissione Territorio Leocrivio, l'assessore all'urbanistica De Cesaris rispondeva: l'amministrazione ha intenzione di bonificare un'area assai vasta che oggi presenta problemi di inquinamento e che va oltre i confini di quella da lei definito la goccia. Un intervento assai costoso che per essere realizzato non può che prevedere la collaborazione tra pubblico e privato. Sull'area è prevista la realizzazione di un polo tecnico-scientifico in continuità con quanto già realizzato per il Mario Negri e il Politecnico. L'intervento realizzerà ampi spazi e area a verde. Il progetto è ancora in corso di definizione e sarà oggetto di approfondimento tenendo conto della delibera della zona 9 e delle indicazioni contenute nella stessa. Preso atto che il 2 luglio prossimo il settore bonifiche del Comune di Milano, titolare del procedimento di bonifica, ha convocato una conferenza dei servizi alla quale parteciperanno ARPA, ASL, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Metropolitane Milanesi, il Consiglio di Zona 9 e il settore urbanistica del Comune di Milano in qualità di ente proponente, per definire gli interventi che MM dovrà eseguire come operatore allo scopo di terminare la caratterizzazione e definire un'analisi di rischio dell'area Bovisa, gasometri, sulla scorta di direttive del settore urbanistica stesso. Considerato che il settore pianificazione urbanistica sta lavorando ad un master plan, avendo quindi già individuato, seppur approssimativamente, le destinazioni d'uso, di parte di alcune aree e che le informazioni verranno utilizzate come input per l'analisi di rischio, considerato che i consiglieri di zona e i consiglieri comunali non hanno ricevuto nessuna informazione al riguardo per poter dare il loro fondamentale contributo alla conferenza dei servizi e che della conferenza dei servizi sono venuti a conoscenza anche in questo caso in modo casuale. Salto direttamente al dispositivo. Si chiede alla Presidenza della Commissione Territorio del Consiglio di Zona 9 di recuperare presso i settori competenti informazioni relative al progetto in modo da informare in tempo congruo comitati, cittadini e consiglieri prima della conferenza dei servizi. Si chiede alla Presidenza della Commissione Territorio di Zona 9 di farsi carico nella convocazione di una commissione congiunta con la Commissione Comunale Urbanistica prima della data della conferenza dei servizi per una discussione al riguardo e per un'audizione dei comitati interessati e costituiti per essere partecipi di un intervento così importante. Si chiede infine all'assessore all'urbanistica Ada Lucia De Cesaris e al sindaco Giuliano Pisapia che si facciano carico di richiedere al titolare e organizzatore della conferenza dei servizi del prossimo 2 luglio, settore bonifica del Comune di Milano, la partecipazione alla seduta anche dei comitati interessati. Grazie. Presidente Fregoni, buonasera a tutti. Volevo soltanto aggiornarvi su quel che mi riguarda, dopo le notizie
della chiusura dell'oratorio del centro estivo e di quello che era successo a Don Leone. Volevo informare il Consiglio che lunedì mattina il Comune di Milano, l'assessorato De Magno e Casa De Magno ha provveduto a sgomberare due famiglie, una in via Valdaone 3 e una in via Padre Luigi Monti 23, una delle due coinvolta direttamente nelle minacce a Don Leone della parrocchia San Carlo alla Cagranda. Sono stati due sgomberi importantissimi che hanno riscosso la solidarietà e l'adesione di tutti gli abitanti del quartiere, che erano anni che aspettavano questi allontanamenti, e quindi siamo contenti di comunicare al Consiglio di Zona 9 che da lunedì mattina la zona della nostra zona, la zona 9, esattamente il quartiere di via Padre Luigi Monti, è più sereno e più tranquillo di quello che era settimana scorsa. Quindi intanto era dovuto per la comunicazione a questo consiglio per i due sgomberi di lunedì mattina. Grazie. Grazie, consigliere Belli. Grazie Presidente. Beh, stasera è un altro compiacere che nessuno degli esponenti e dei consiglieri PD e della parte di maggioranza di sinistra di questo consiglio si è dissociato o ha fatto qualche dichiarazione contro quello che è stato detto prima dal mio collega Biati, dalle dichiarazioni fatte dalla consigliera Caterina Marini, che è comunque un esponente del PD di Prato, un consiglio di zona. Per cui noi abbiamo fatto subito, comunque immediatamente, la dichiarazione dopo le vostre dichiarazioni dette subito in aula. Quindi è due giorni che è stata fatta questa dichiarazione, però mi sembra che noi siamo subito razzisti, voi no, un po' meno. Voi siete più bravi. Vabbè, la fase oltretutto è anche più forte, perché augurare della morte mi sembra un po' pesantino. In questo consiglio di zona per molto meno sono stati, se qualcuno è finito sui giornali, è stata fatta una dichiarazione, insomma mi sembra due pesi e due misure. Vabbè, leggo una mozione. Visti il regolamento del decentramento del Comune di Milano, articolo 18,1, punto FJ, comma 2, primo periodo. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, articolo 4, comma 2, articolo 5, comma 1, articolo 29, articolo 51, comma 1. Visti il regolamento interno del Consiglio di zona 9, titolo secondo, articolo 3, articolo 4, visti lo statuto del Comune di Milano, articolo 25, comma 1, 2, considerato che in data 30 maggio 2013, durante il processo verbale del punto 11, l'ordine del giorno, una consigliera iscritta al gruppo consigliare di sé minacciava apertamente come gruppo consigliare e partito i firmatari della mozione. Considerato che la frase pronunciata, che si riporta integralmente dopo aver riascoltato le registrazioni, omissis, per quanto riguarda il primo punto del valutato, che col mio partito decideremo in merito di querelare per manifesta falsità i firmatari di questa mozione. Considerato che il ruolo che ricopre all'interno dell'aula consigliare come vicepresidente deve essere a garanzia di imparzialità e di gestione di un dibattito democratico in sostituzione del presidente, considerato che si reputa tale dichiarazione una minaccia non solo ai firmatari della mozione ma a tutti i componenti del consiglio per un pacifico dibattito democratico tra gli scranni di una delle istituzioni cittadine. I sottoscritti firmatari, visto quanto dettato dalla Costituzione, articolo 21, primo comma, chiedono in voto segreto allo spettabile Consiglio di porre in votazione la censura di quanto affermato e delle minacce fatte nei confronti degli altri consiglieri che stavano compiendo il loro ruolo istituzionale e al gruppo consigliare di SER di dissociarsi dalle affermazioni rilasciate durante il dibattito in aula. Consigliere Bina. Sì, grazie Presidente. Volevo esprimere a tutto il Consiglio il mio stato d'animo
per quanto ho avuto modo di ascoltare qualche giorno fa. Uno stato d'animo che dico subito è uno stato d'animo di una persona molto dispiaciuta di quanto è venuto a conoscenza. Sono stato contattato da diversi cittadini di Guarda che mi hanno chiesto di esprimere un parere su un servizio andato in onda su un telegiornale nazionale, telegiornale delle ore 13 del 18 luglio, andato in onda sulla 7, giugno, perdono, della 7, e che aveva come argomento la questione appena ricordata dalla Presidente Fregoni, ovvero la chiusura dell'oratorio a seguito delle minacce di cui è stato oggetto Don Leone. Premesso che la libertà di stampa in Italia è uno dei beni più importanti che abbiamo e quindi io non mi permetto di dire o di chiedere censure o cose di questo tipo, però esprimere un giudizio su quanto ha riportato la giornalista, credo che questo sia nelle mie possibilità. L'articolo parte dicendo che il quartiere popolare di Milano non mi guarda, è un quartiere a rischio, assediato dalla microcriminalità e dallo spaccio di droga, quindi ho trascritto il servizio, quindi virgolettato. Da lì vi raccontiamo un'altra storia, quella della parrocchia di San Carlo alla Cagranda, una parrocchia di trincea il cui relatore è stato chiuso perché è assediato dagli spacciatori. E fin qua. Salto volutamente la frase che poi andrò a dire alla fine. Avanti dicevo, quartieri popolari che vivono di vita propria, assediati dallo spaccio di droga, nei quartieri pubblici, in mezzo ai palazzoni. Poi c'è tutta un'altra serie di considerazioni, condivisibili in parte sì, in parte no, ma nulla da dire. Quello che mi ha veramente colpito, scosso, è questa frase: mi guarda Milano come Scampia a Napoli. Allora, io sono veramente dispiaciuto per questa affermazione, perché il servizio è andato in onda a livello nazionale. Molti di quelli che hanno sentito questo servizio non conoscono mi guarda, è balzata agli onori della cronaca purtroppo nell'ultimo mese per due fatti gravi. Però tutti conoscono Scampia, una realtà veramente difficile. Allora io credo che questo paragone ha ferito profondamente, penso, i cittadini di Guarda, che infatti si sono risentiti di questo, perché viene dipinto il nostro quartiere in un modo che a mio avviso è molto distante dalla realtà. E penso, ma non ho avuto modo di parlare con i residenti di Scampia, non ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con loro, credo che credo, ma è una mia personale sensazione, avere offeso anche gli abitanti di Scampia, perché evidentemente la giornalista che ha fatto questo servizio non ha ben chiara qual è la realtà di Scampia. Cioè, vorrebbero, penso, Scampia essere mi guarda. Allora, io credo che ci può stare la frase ad effetto per creare attenzione da parte del telespettatore, ci può essere lo strillo per
per dare un po' di enfasi al servizio e tutto quello che volete, però mi sembra che il paragone citato nel servizio sia veramente non rispondente alla realtà di un nostro quartiere, un quartiere importante della nostra zona. Grazie. Grazie. Consigliere Perego. Sì, grazie Presidente. Se mi permette, prima vorrei associarmi al disagio espresso dal consigliere Mina. Per chi è cresciuto nel quartiere Comasina si capisce bene cosa vuol dire avere un'immagine distorta della realtà nella quale si vive. Purtroppo la realtà della stampa in Italia spesso, per il clamore della notizia, distorce le realtà. Chiaramente noi sappiamo comunque che a Niguarda, come in Comasina, le difficoltà e i disagi sono ben presenti, la delinquenza e lo spaccio di droga sono presenti e una maggior presenza delle forze dell'ordine, della polizia locale, del controllo del territorio sono indispensabili per evitare che la stampa poi possa ancora peggio dipingere i quartieri di quello che in realtà sono. Fatta questa piccola premessa, vorrei fare una richiesta. Avrei gradito la presenza del direttore di settore, anche che so essere presente. Comunque, procedo. Vorrei... complimenti, grazie. Il tempismo... vorrei chiedere questa sera l'annullamento di una delibera della seduta del 6 giugno al punto 8 riguardante la nomina del rappresentante del Consiglio di Zona 9 presso la rappresentanza cittadina del Consiglio di Unità Educativa. Tale nomina, dato che riguarda una persona, probabilmente che già in passato è stata fatta erroneamente, non potrebbe essere posta in votazione palesemente, ma dovrebbe essere posta in votazione per votazione segreta. Riguardante una persona, l'articolo 35 del regolamento interno del Consiglio di Zona, l'articolo 63 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale prevede che tutte le votazioni riguardanti una persona, quindi anche la nomina di quella persona, quindi riguardante afferente una persona, dovrebbero essere, se in passato erroneamente è stato fatto così, valuteremo, poi riguarderemo, li chiederemo anche per altri, ma avendo avuto in visione proprio nell'ultima casa quello che noi riteniamo una votazione errata, anche perché non avrebbe dovuto essere stata fatta la presenza dei cittadini guardanti sempre una persona, questa sera siamo a chiederne l'annullamento, anche perché poi abbiamo visto questa gestione della seduta tenuta dalla stessa persona che poi veniva nominata. Questo non ci va di regolare, ma quantomeno ci rende ancor più necessaria la richiesta di revisione della votazione, del annullamento della delibera e ripresentazione in votazione per scrutinio segreto. Grazie. Grazie, do la parola al direttore. Sì, grazie per l'intervento. Adesso si riserverò di verificare quanto lei ha dichiarato e vi darò una risposta. Il direttore che ha appena parlato. È il direttore che ha appena parlato. Ma cosa siamo? Comunicazioni da dare? La prima riguarda il sabato 22 giugno alle ore 15, ricorderete, è già stata data comunicazione, ci sarà l'inaugurazione del giardino, dei giardini di Alfonso Donelli. La seconda comunicazione riguarda invece il parco, riguarda una mozione.
mozione che votammo qualche giorno fa, il 4 di giugno, relativamente alla presenza dell'Associazione Realtà Azione in una iniziativa all'interno di un campo sportivo di proprietà del Comune di Milano e dato in gestione all'Associazione Sporting Tre Platani. Ieri è arrivata una comunicazione da parte del gestore che inoltrava la comunicazione a sua volta dell'Associazione Culturale Realtà Azione. Stiamo verificando se rispetta quello che noi come mozione abbiamo chiesto. Nella lettera semplicemente comunicano che verranno tolti i loghi di questa associazione, ma confermano la presenza di una loro delegazione per aiutare l'altra associazione organizzatrice di questa iniziativa, che è la Caramella Buona Onlus. Ho inoltrato chiaramente la risposta sia all'assessore Visconti, che si era a suo tempo dissociata, sia dall'iniziativa, dall'iniziativa in sé, che ricordo è un calcio alla pedofilia in difesa dei nostri bambini, ma si era dissociata dalla presenza di questa associazione. E ho inoltrato anche non solo all'assessore Visconti questa risposta, ma anche al sindaco, quindi sto aspettando una risposta da loro. L'altro argomento, l'altra comunicazione riguarda il parco di via Trevi. Il parco di via Trevi è un comunicato del funzionario della Polizia Locale di Zona 9 che dice questo. Con la presente si comunica che dall'inizio del mese di giugno è partito nel giorno di sabato e domenica un servizio di presidio della Polizia Locale all'interno del parco di via Trevi, con orario 15:22. Il presidio è effettuato da una pattuglia automontata composta da 3 agenti di Polizia Locale della Zona 9. Da quando è partito il servizio sembra che le lamentele siano diminuite. Il servizio avrà un'interruzione nel mese di agosto per poi riprendere nel mese di settembre. Nel mese di agosto però verranno effettuati comunque dei controlli dinamici, salvo impreviste esigenze di servizio da parte dei pattuglie comandate dalla centrale operativa. Già va a precisare che il servizio sopracitato, quindi la postazione del presidio, ha uno scopo prevalentemente preventivo, onde evitare sul nascere comportamenti non conformi alla civile convivenza. A parte opera un nucleo della zona 9 specializzato nei sequestri e in altre attività che secondo le esigenze viene integrato con personale dipendente dalle strutture centrali del comando di polizia locale. Infine si comunica che numerosi sono stati i sequestri di alcolici, in particolare di birra, operati nell'area interessata da ultimo nel mese di maggio. In via Trevi è stato effettuato anche un sequestro per vendita abusiva di merce abusiva, orologi, scarpe e occhiali. Pensavo fosse importante comunicarlo, visto che più volte come consiglio di zona si è tornati su questo argomento. L'ultima comunicazione invece riguarda la conferenza, è una comunicazione dell'ultimo momento. ARPA ha chiesto un rinvio della conferenza di servizi, relativamente alla questione Bovisa, che quindi questa conferenza non sarà più il 20 di luglio, non sarà più il 2 di luglio, bensì il 20 di luglio. Pertanto abbiamo a disposizione anche più tempo rispetto a quello che si era preventivato per organizzare un incontro in commissione con chi sta seguendo le problematiche della politica, cioè la dottoressa Goglio. Passiamo quindi alla nomina. Le firme ci sono? Sì, ma delle passiamo quindi alla nomina degli scrutatori. Abbiamo consigliere Ferrando, consigliere Rossi e consigliera Mizzao. Abbiamo una ratifica. Consigliere Perego, capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. In attesa della risposta del direttore di settore vorrei chiederle il ritiro del verbale per poi poterlo presentare successivamente, rivotare successivamente la risposta del direttore di settore. Grazie. Allora,
Allora, il direttore si, come mi sembra di aver anticipato, si premurerà di rispondere. Con il verbale noi andiamo a definire quanto è stato fatto in quell'occasione lì, sia che sia, diciamo così, sia che sia corretto piuttosto che no, cioè si fa la fotografia di quanto è accaduto e non possiamo non dire che quanto è accaduto è la nomina e tutto quello che ne consegue. Consigliere Abbiati? Sì, a questo punto chiedo la votazione elettronica del verbale. Se partecipare, ogni punto aggiungo. Aggiungo che noi non parteciperemo alla votazione in quanto non abbiamo corretta la. Mettiamo in votazione. A quel punto l'ultimo non lo voti, no? Consigliere capogruppo Fede Pellone comunica che non partecipiamo anche noi alla votazione per gli medesimi motivi. Verbale numero 84. Compaia tutti se vuoi. Chiudiamo la votazione. Tranquillo che c'è. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Anche perché passiamo al primo punto, mozione relativa alla città di Cremetà per mezzo del corso della linea TM numero 42. Ricordo che dovevamo semplicemente votarla e che era stata discussa la volta scorsa. No, perché non votato. Ho avuto modo di riflettere questa settimana. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 14, contrari 21, astenuti 2, respinto. Passiamo